Vorrei partire chiedendole quanto è importante diffondere oggi un messaggio come quello che emerge dal progetto Reimagine. Oggi è particolarmente importante perché chiaramente siamo in un momento storico dove ci stiamo affidando molto a tutto quello che è la ricerca. D'altra parte, questa pandemia sta dimostrando che comunque gli investimenti fatti sull'innovazione sono quelli che ci daranno poi la speranza nel futuro di riuscire a gestire questo tipo di situazioni. Quindi chiaramente il messaggio di continuare a questo investimento costante, anche se magari nel breve o nel medio non si riesce a vedere un ritorno, è sicuramente la strada che va perseguita. Quindi è totalmente attuale come messaggio. È un messaggio attuale sia per quanto riguarda l'ambito della ricerca e della medicina, ma anche per quanto riguarda l'audiovisivo, visto che la pandemia ha cambiato un po' le carte in tavola anche in questo senso. Sicuramente la pandemia ha accelerato purtroppo un problema che in qualche modo già c'era. Diciamo che il cinema probabilmente subirà una trasformazione che già era in fieri, no? Tutta l'evoluzione delle piattaforme. È chiaro che il contenuto non va a mancare perché comunque la parte produttiva, come stiamo vedendo, sta offrendo scenari sempre più ampi e la produzione sta aumentando. È chiaro che la fruizione sta subendo un cambiamento importante perché prima c'era una filiera molto strutturata di passaggi in sala e poi piattaforme e poi free. Oggi questo modello andrà a cambiare. Chiaramente, come tutte le situazioni di cambiamento, inizialmente c'è un momento traumatico, però alla fine sarà un'opportunità di crescita per tutti quanti. Quindi siamo fiduciosi. Imagine sarà disponibile su Cili. Lei è un esperto di audiovisivo. Pensa che lo streaming possa contribuire anche a creare una cultura del cortometraggio in Italia? Sì, ci sono anche già tanti esperimenti che sono stati fatti a livello internazionale nella creazione di piattaforme dove vanno solo i cortometraggi. Purtroppo il cortometraggio negli ultimi anni non ha trovato una sua identità perché chiaramente è troppo corto per essere fruito in una situazione sala e quindi non trovava una sua connotazione. Probabilmente questa evoluzione sull'audiovisivo invece gli darà una nuova dignità. Ci sono diversi esperimenti fatti a livello internazionale dove ci sono piattaforme dove vengono fruiti solo cortometraggi. Chiaramente anche qui c'è tutta una fase di sperimentazione, ma sono confidente che nell'arco dei prossimi mesi barra anno si riuscirà anche in questo caso ad avere una bella evoluzione. Cioè il mondo dell'audiovisivo sta cambiando tutto rapidamente. Faccio un paragone, esco tanto per far capire quali sono le dinamiche. Il settore dell'auto per 150 anni è andato avanti sul motore a scoppio. Negli ultimi 3 anni si sta cancellando il motore a scoppio per passare sull'elettrico. Una roba che è un trauma enorme per chi produce. La stessa cosa sta avvenendo in qualche modo nell'audiovisivo, cioè noi siamo stati abituati nell'ultimo centinaio di anni dove esiste una sala, esiste un modo di fruire. Oggi questo è un cambiamento in atto importante perché comunque la tecnologia ha aperto dei nuovi spazi che prima non esistevano. Quindi non, secondo me non va dato un valore negativo, vanno presi gli aspetti positivi di avere a disposizione più contenuti che possono essere fruiti su più canali, che non vuol dire che per questo smetterà di esistere il cinema, vuol dire che potranno essere fruite in altre forme più contenuti, inclusi i cortometraggi. One More Pictures partecipa a diversi progetti che trattano di tematiche sociali. Dietro questa scelta c'è un'idea di cinema come veicolo di messaggi sociali che può sensibilizzare ulteriormente gli spettatori? Sì, diciamo è una scelta che ormai va avanti da più di 6 anni, dove abbiamo sempre investito nel sociale, nella ricerca di tematiche che fossero particolarmente importanti, ma poco visibili al pubblico in qualche modo. Quindi noi ogni anno, almeno un contenuto, un cortometraggio all'anno sul sociale, facciamo questo tipo di investimento proprio per dare visibilità a situazioni che magari esistono, sono anche importanti, ma non sono visibili. Un esempio per tutti, 2 anni fa abbiamo affrontato la problematica sugli hikikomori che serpeggiava già all'interno del paese, che c'ha centinaia di migliaia di persone che soffrono, di ragazzi che soffrono di questa patologia, ma che non era mai arrivato
diciamo, sugli onori della stampa. Quindi in realtà abbiamo organizzato questo cortometraggio e ha avuto una grande visibilità grazie anche poi a un cast importante e a cantanti che sono stati coinvolti. Quindi diciamo è una scelta strategica la nostra, non fare un sociale fino a se stesso, ma fare un sociale che metta evidenza di problematiche esistenti che però per n motivi non vengono attenzionate, diciamo, ai media. Federico, invece vorrei chiederti, tu interpreti il protagonista Paolo da bambino in questo rapporto molto stretto che ha con la madre. Com'è stato interpretare questa parte e cosa ti è piaciuto di questo progetto? È stato bellissimo interpretare Paolo da piccolo perché è stato bello, è stato divertente con tutto il set, molto divertente, mi sono molto divertito. E poi la cosa che mi è piaciuta anche tanto è che non abbiamo usato tanto le parole su questo corto, però comunque alla fine si riesce sempre a capire cosa è successo veramente. Però è stato bellissimo partecipare a questo corto e ne sono molto grato. La madre interpretata da Rocío Muñoz Morales, che rapporto si è creato tra di voi sul set e com'era l'atmosfera? Cioè, sin da subito c'è stato, diciamo, un primo amore con tutto il set, perché è stato fantastico, fantastico stare su quel set perché mi divertivo, te l'ho detto prima, e poi sì, con Rocío mi sono divertito perché lei è molto simpatica e sì. Secondo te un progetto come Reimagine può avvicinare anche i bambini della tua età alla scienza? Sì, molto, perché è proprio un progetto bellissimo e ne sono molto grato, perché sì, sicuramente avvicinerà i bambini della mia età a essere ricercatori e sì. Tornando sul tema del cortometraggio, Reimagine è una storia di ricerca biomedica che è un po' inusuale per il cinema. Noi siamo abituati ai medical drama, ma meno alle storie sulla ricerca. Reimagine può aprire la strada ad altre storie di questo tipo e approfondire ancora di più l'argomento? Ritengo assolutamente sì, perché, come dicevamo anche prima, in un contesto dove la ricerca è importante, chiaramente acquisisce maggior valore, ma è altrettanto importante che in generale le case farmaceutiche trovano un nuovo modo di raccontarsi, perché storicamente la loro comunicazione è rivolta a un pubblico specialistico e spesso l'utente, il cliente finale, non ha la percezione di che cosa c'è dietro un lavoro, dietro un farmaco, nel senso che spesso ci sono anni e anni di ricerca di ricercatori che passano tutto il loro tempo all'interno del laboratorio. Quindi riuscire a raccontare in una formula diversa tutto questo sforzo e questo investimento che viene fatto sicuramente è una grande chiave per raggiungere il grande pubblico che altrimenti diciamo non ha visibilità di tutto questo aspetto. Dottor Frega, Reimagine fa parte del progetto People in Science, che promuove l'alfabetizzazione scientifica. Vorrei chiederle intanto come è nata l'idea di trasmettere questo messaggio attraverso il cinema. Ma noi abbiamo pensato che dovevamo trovare nuove strade per arrivare in maniera più diretta al cuore delle persone. E il film, il mondo del cinema e l'audiovisivo ha sicuramente una valenza da questo punto di vista molto più forte, e quindi oggi abbiamo sperimentato, devo dire, se posso, con gran successo questa iniziativa, e quindi continueremo su questo ambito che amplifica in maniera molto forte il nostro messaggio, grazie anche a bravissimi attori come Rocío. Uno dei tanti obiettivi che si pone Reimagine è quello di tornare a far comunicare il mondo della ricerca e l'opinione pubblica. Secondo lei perché c'è stato questo allontanamento progressivo? Io credo che il punto è questo. La salute tocca poco le persone finché non hanno un problema significativo. Se si pensa alle abitudini spesso sbagliate, alimentari, eccetera, dove sinceramente i cittadini non fanno attenzione e quindi creano potenziali rischi per la propria salute, abbiamo
una chiara visione del fatto che appunto non c'è questa attenzione forte alla salute, che poi è un tema che magari anche psicologicamente viene un po' non viene accettato. Il rischio di salute non viene accettato da un paziente, da un cittadino che è sano. Invece la prevenzione gioca un ruolo molto importante e questa pandemia, questa epoca terribile che stiamo vivendo ha cambiato, sta cambiando, secondo me cambierà in maniera definitiva il rapporto con la scienza e con la propria salute. Rossio, intanto vorrei chiederti cosa ti ha spinto a partecipare a questo progetto e cosa ti ha colpita dell'idea? La verità è che mi ha spinto l'idea della mia maternità nella vita, quindi dovendo interpretare una madre che si allontana, si separa del proprio figlio, ho sicuramente messo in discussione e ho sicuramente portato parte il personaggio alla mia maternità, no? E ho pensato a questa seconda possibilità per le mie figlie e anche per me come figlia. Ti confesso che il periodo della pandemia, una delle cose che a me ha spaventato di più è d'avere lontano mia madre, e ho pensato alla possibilità forse di non vederla più. Quindi proprio avendo sperimentato questa sensazione di perdita eterna, ho pensato a quanto era bello poter interpretare invece una madre che, grazie alla scienza, in maniera onirica, magicamente tornava a guardare e ad abbracciare il proprio bambino. Ecco, uno dei punti centrali è questo intenso rapporto tra madre e figlio, quindi immagino che anche dal punto di vista emotivo sia stato molto intenso. Sì, in realtà la bellezza è che è stato un set, sono stati 3 giorni di riprese dove abbiamo voluto e tutti quanti nutrirci, no? Sicuramente la bravura di Novartis, di Manuela Cacciamani, ed aver creato un gruppo di gente con voglia di raccontare una storia che arrivava diretta ai cuori, quindi eravamo tutti molto molto coinvolti proprio per vedere dove ci portavano, no, questi giorni. Quindi si doveva creare, ma è stato molto naturale, una complicità immediata fra tutti noi, anche non so se avete visto nella conferenza, sia Giulio lo sceneggiatore che Gianluca il regista sono comunque ragazzi giovani, quindi è stato proprio scelto un gruppo di giovani attori, di una troupe di giovani per raccontare una storia che forse qualche anno fa sembrava una storia alla quale soltanto le persone di una certa età dovevano rifletterci, no? Invece ad oggi è qualcosa che ci tocca a tutti e ci deve continuare, e abbiamo anche la responsabilità, ti dico la verità, io da madre adesso sento la responsabilità di trasmettere alle mie figlie l'importanza di sostenere la ricerca, perché è fondamentale per poter vivere il futuro. Chiedo a entrambi, quanto è importante anche cambiare la percezione della medicina e della ricerca come discipline fredde, puramente razionali, e trasmettere invece quanto giochino anche l'emotività e l'empatia? Forse lui ti può rispondere più tecnicamente, ma una domanda che io mi faccio e una mia riflessione è che la ricerca e i ricercatori sono degli esseri umani, e così come lo siamo anche gli attori, no? Che tante volte veniamo visti come esseri extraterrestri perché siamo in televisione, perché facciamo un mestiere poco frequente. Invece tutti noi siamo uguali. E un po' anche secondo me è questo, i grandi scienziati, i grandi ricercatori, le grandi case farmaceutiche sono fatte da esseri umani che decidono e che scelgono di ogni giorno darsi agli altri, anche con le proprie imperfezioni, quindi, ma sicuramente a loro viene
viene meno permesso lo sbaglio, ma dobbiamo sempre pensare che tutti quelli che siamo in questa terra siamo tutti fatti dalla stessa materia, quindi siamo tutti esseri umani, perfetti ed imperfetti. Aggiungerei che io vedo che ciò che fa la differenza dalla missione di un'azienda farmaceutica, ad esempio, è la passione che ci si mette. Se la passione è forte, i risultati sono nettamente migliori. Quindi da qui si capisce che anche l'aspetto emozionale gioca un ruolo importante nelle scoperte scientifiche, senza nessun dubbio. Bello. Faccio un'ultima domanda al dottor Frega. Visto l'ottimo risultato di questa collaborazione con One More Pictures, è pensabile che Novartis continui con questo tipo di progetti per sensibilizzare l'opinione pubblica e i giovani? Oggi ci stiamo godendo questo grande successo, ma sicuramente viene già la voglia di ripensare a nuove soluzioni, nuove opportunità, quindi direi che è qualcosa di molto probabile.